ragazzi, prima di iniziare vi volevo chiedere di lasciare già un bel mi piace. Cerchiamo di superare i 4500. E come seconda cosa vi volevo ricordare di passare da fifacoin.com. Se siete interessati a comprare crediti FIFA, utilizzate come discount code, come codice coupon, il codice Axel con 2 per avere un ulteriore sconto. Link in descrizione. E ciao a tutti ragazzi, io sono Axel, o meglio Potente Pai ragazzi, qua Axel oggi, oh my god, oggi sono da solo, sono qui a presentarvi stranamente un nuovo video. Però prima di iniziare vi volevo innanzitutto ringraziare per tutto il supporto che mi state dando, perché vedo che ultimamente state lasciando un macello di mi piace e la cosa non mi ha reso felice, ma ha reso felicissimo. Come seconda cosa invece mi volevo scusare con voi, perché infatti era da tempo che vi avevo promesso di iniziare a variare con i video, però c'è stato un problema. Però ho iniziato a mettere Cristiano Ronaldo Record Breaker e altri vari pacchetti su FIFA, quindi mi sono un po' più concentrato su quello. Quindi state tranquilli, al massimo in un 2 settimane rinizierò a variare e arriverà brevissimo. Quindi si pensa in questa settimana a quel video veramente importante che parlerà appunto del futuro del mio canale. Quindi questo qua è una sorta di preavviso per i video che usciranno. Comunque ragazzi, detto questo, ban ciancia le bande, iniziamo subito con il video. E ragazzi, quest'oggi sono qui a presentarvi uno squad builder con Ronaldo Record Breaker pagato la bellezza di 15 milioni di crediti, 7 partite, 12 gol, però lo andremo a vedere dopo. Comunque, parlando appunto di quanto l'ho pagato, volevo ringraziare il mio amico Raffaele, che ha anche un canale YouTube, su YouTube si chiama Sava, quindi se volete passate anche dal suo canale. Comunque ragazzi, vi stavo dicendo, questo qua è uno squad builder di una squadra di una squadra che fa vomitare elefanti, perché secondo me è fortissima. Ed eccola qua ragazzi, questa qua è la squadra 4-2-2. Ho iniziato infatti a utilizzare il 4-2-2-2-2 di tre lighe. Infatti troviamo la Bundesliga, la Liga Russa e la Liga BBVA. Comunque ragazzi, andiamo ad analizzare un po' più da vicino. In porta troviamo lui, Emanuele Neuer, pagato la bellezza di 475.000 crediti, quando ne costava così tanti, perché infatti ora ne costa addirittura solamente 200. Comunque non c'è niente a dire, lui è veramente un fenomeno. Passiamo poi alla difesa. In difesa troviamo da una parte Jerome Boateng, pagato 75.000 crediti, che ragazzi, secondo me è il difensore più forte di questo gioco, non c'è storia. 79 di velocità, 84 di fisico, 82, non è vero, ho sbagliato, inizio a essere dislessico, 84 di difesa, 82 di fisico, quindi veramente forte. Ma anche lui, ragazzi, lui rivelazione anno 2014-2015, Ronaldo Aparecido Rodriguez Naldo, nato il 19 dell'82 se vi interessa. Comunque ragazzi, questo giocatore innanzitutto costa poco, perché infatti si trova all'incirca 3.000 crediti, ma poi statisticamente parlando è veramente un fenomeno. Infatti presenta 73 di velocità, 80 di difesa, 75 di fisico e 4 stelle di piede debole, e in più è alto 198 cm, quindi fisico veramente possente, da un po' d'armadio se possiamo così dire. Come terzino sinistro abbiamo invece David Alaba, che ho appena comprato 40.000, o meglio appena, l'ho preso 2 giorni fa, e devo dire che mi ha stupito. Cioè nel senso, me lo aspettavo forte, però non così forte da costare 40.000. Cioè, perché minghe, 40.000 sono veramente tanti per un terzino non if. Quindi niente, da lui mi aspettavo forse un qualcosa di più, però comunque fortissimo. Lo stesso come terzino destro troviamo Christian Trash, pagato primo proprietario, cioè veramente no, l'ho trovato in un pacchetto. Workets fenomenali per un terzino che sono alto, quindi si troverà sia in attacco che sia in difesa contemporaneamente praticamente. Successivamente a 4-6 piedi debole, l'unico difetto di questo giocatore è che forse è un po' lento, poiché infatti presenta solamente 72 di velocità. Però per il resto giocatore completissimo, perché 72 di passaggio, 70 di dribblings e poi statistiche che ho già ripetuto. Voi potete, se volete utilizzare un altro, basta che sia terzino destro brasiliano e che giochi nella Bundesliga. Passiamo adesso ai due CDC. Da una parte troviamo il CDC mio preferito del gioco, dopo credo a Fellaini, ragazzi, Sami Khedira. Sami Khedira che all'apparenza si presenta con solamente 56 di velocità, ma che in game posso assicurare è qualcosa di più. 150, non ci ho fatto, non so come sia possibile averci giocato così tante partite, poiché infatti ci avrà giocato con lui, sì e no, 50 partite, però dettagli, 159 partite, 3 gol e 15 assist. E ah no, forse è un bug che viene quando si comprano subito i giocatori, però non credo che a voi interessi. Comunque ragazzi, vi dicevo, questo giocatore è un fenomeno. 83 di difesa, 86 di fisico, sono statistiche veramente buone per un CDC. Se poi gli mettiamo cacciatore, migliora anche il tiro e la velocità, ma che vi posso assicurare, in game sono veramente un qualcosa di devastante. Passiamo adesso all'altro CDC, Luis Gustavo, pagato solamente 1200 crediti, e ragazzi, anche lui mi piace veramente un macello. Infatti questa squadra la sto iniziando veramente ad adorare. Comunque Luis Gustavo si presenta con 74 di velocità, 72 di passaggio, 73 di dribbling e non si sa come, a 2 stelle abilità. Successivamente 83 di difesa, 82 di fisico. Ci ho disputato solamente 3 partite, ma vi posso assicurare che in queste partite
partite mi è piaciuto veramente, si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Passiamo adesso ai due COC. Da una parte abbiamo James Rodriguez, 14 partite, 7 gol e 5 assist, 3 stelle piede deboli, 4 stelle mostabilità. E ragazzi, se volete potete anche utilizzare, fare questa squadra, però nel senso al contrario, basterà che poi mettiate un terzino destro del Bayern Monaco e un terzino sinistro del Wolfsburg. Però questo perché vi dico ciò? Perché se volete utilizzare James, dato che è mancino sulla fascia destra, avete tutto il diritto di farlo. Però io lo preferisco utilizzato di qui, così magari qualche volta mi riesce a mettere anche qualche bel cross. Comunque dicevo, James Rodriguez veramente forte, anche lui giocatore veramente completo, l'ho pagato 22.500 crediti, ma ora ne costa 8.000, quindi andate sul sicuro. Passiamo adesso a Vitinho, pagato la bellezza di 27.750 crediti, ora ne costa 22, quindi il prezzo è all'incirca sempre quello. Ragazzi, di Vitinho mi era piaciuto un macello all'inizio, ora sta andando un po' a scalare, non mi stanno piacendo molto le sue ultime performance, però vi vedo, se appunto non volete utilizzarlo, vi basterà mettere un altro COC del CSK brasiliano, anche se non so ce ne sia. Oppure vabbè, oramai sapete come fare l'ibrid, ecco, mettete il giocatore che pensate sia giusto. Comunque io utilizzo lui perché mi c'era affezionato in passato. Ma passiamo adesso ai due attaccanti. Da una parte troviamo Cristiano Ronaldo, troviamo Hulk in forma, pagato 900.000 crediti. Ragazzi, l'ho comprato anche lui l'altro ieri, non ho idea del perché mi dia così tante partite. Comunque ragazzi, Hulk è un fenomeno, 83 velocità, 91 di tiro, 81 di passaggio, 83 di dribbling, 88 di fisico. Se devo trovare un difetto a lui è la bassezza, perché adesso vedo 185 metri, però rispetto al difensore avversario è spesso basso, e quell'88 di fisico non si fa comunque sentire, considerando la sua stazza. Comunque anche Hulk veramente forte, lo utilizzo appunto sulla destra, poiché mancino, dunque mi potrà rientrare e fare dei buoni tiri a giro. Passiamo adesso alla chicca di questa squadra, Cristiano Ronaldo, record breaker, pagato 15 milioni di crediti, 7 partite, 12 gol e 2 assist, 5 stelle massimità, 4 di piede debole. Allora ragazzi, cosa penso di questo giocatore? Allora, innanzitutto io avevo provato la sua versione on if, che secondo me era appunto la carta più forte del gioco. E tolgo l'era, è la carta più forte del gioco, perché infatti a me è piaciuta molto di più la sua versione non if rispetto alla sua versione record breaker. Non so perché, magari perché siamo ancora alle prime partite, questa sua versione non mi convince affatto. Come... se ad esempio prima appunto Ronaldo non if, Ronaldo 92 normale, andava a lottare su ogni pallone, non ne perdeva uno, questo lo vedo un po' più smorso, un po' più come se non avesse voglia di fare appunto quella determinata mossa. Quindi questa è la mia opinione su di lui, è comunque una bestia, ma ora come ora non mi sembra tanto più forte di quanto appunto della sua carta non if, quindi la sua carta normale. Comunque ragazzi, ora andremo a giocare delle partite, spero innanzitutto questo squadrino vi sia piaciuto. Detto questo, ci si sente tra pochissimo. E ragazzi, cosa è successo? Ho disputato una partita, ho vinto 1-0 e mi ha segnato Hulk, quindi volevo appunto farvi vedere quanto fosse forte Cristiano Ronaldo. Però adesso non ho tempo di pensavo di averlo, ma non ho tempo di disputare una seconda o una terza partita, poiché devo studiare veramente un macello. Spero comunque lo squad builder vi sia piaciuto, vi posso assicurare che è veramente fenomenale. Comunque se lo volete, magari scrivetelo con un bel commento, vi porterò in un futuro un video dedicato solo a lui, a Ronaldo Record Breaker. Quindi ragazzi, detto questo, spero che vi sia piaciuto, non ho più altre cose da dire, lasciate un bel mi piace. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. No, detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.